Bentornati ragazzi, sono Giovanni e oggi sono qui per parlare insieme a voi di Ant-Man and the Wasp. Ritornano i video sul cinema perché ad agosto sono stato all'Isola d'Elba e non ho potuto vedere film, un po' per la mancanza di internet, un po' per la mancanza di cinema, ecco. Perciò adesso che sono tornato a Roma sono tornati anche i video sul cinema. Oggi parleremo di Ant-Man and the Wasp, ultimo film del Marvel Cinematic Universe, in attesa ovviamente dei due film del prossimo anno, Captain Marvel e Avengers 4, il cui titolo è sconosciuto a tutti noi. Ant-Man and the Wasp è un film piacevole, ma che io considero uno dei peggiori del Marvel Cinematic Universe. Ciò però non vuol dire che non mi sia piaciuto. Allora, il difetto maggiore che i critici, che molti critici stanno attribuendo ultimamente ad Ant-Man and the Wasp, è legato alla sceneggiatura. È un difetto di sceneggiatura, perché molti elementi narrativi, chiamiamole problematiche, ecco, molte problematiche nella storia vengono risolte in maniera sbrigativa, vengono risolte frettolosamente, queste problematiche vengono risolte superficialmente, ecco, e soprattutto la problematica più importante del film, che è quella legata al villain principale, che nell'ultima scena, e non nella scena dopo i titoli di coda, ma nell'ultima scena prima dei titoli di coda, viene risolta frettolosamente e inspiegabilmente, perché vabbè, nel film è presente molta scienza, quindi è presente anche molta fantascienza e alcune cose vengono spiegate superficialmente oppure non vengono proprio spiegate, ecco, rendendo il tutto molto poco credibile, tra cui appunto la risoluzione di questa problematica. Sto cercando ovviamente di non fare spoiler, la parte spoiler arriverà successivamente nel video, verso il finale, ecco, verso la fine. Sì, insomma, molte problematiche quindi vengono, nonché quasi tutte, vengono risolte in maniera frettolosa, in maniera sbrigativa e in maniera superficiale. Questo è il difetto maggiore, che anche io avrei da attribuire al film. Poi, la presenza di alcuni personaggi secondari, se non terziari, è molto forzata. È molto forzata. La storia di Ant-Man and the Wasp è una storia semplice, cioè la trama è molto basilare e non necessita di tutti questi personaggi, tra cui Luis, tra cui il secondo villain, perché in questo film non c'è soltanto il villain principale, ma ci sono anche villain aggiuntivi, ecco, di cui ovviamente non vi posso parlare, se no sarebbe considerato come uno spoiler. Ecco, questi personaggi, come si può dire, l'utilità di questi personaggi nel film è molto forzata. Cioè, molto forzata, si vede che hanno voluto immettere questi personaggi con forza, anche se non ce n'era bisogno, anche se non ce n'era bisogno. E questo è un altro difetto del film. Nonostante questi errori di sceneggiatura, il film è scritto bene. L'umorismo presente in Ant-Man and the Wasp è il solito umorismo che piace a me, ecco, un umorismo piacevole, un umorismo originale, ecco, le battute sono originali. Perché a me piacciono così tanto i film della Marvel, soprattutto i film del Marvel Cinematic Universe? Perché le battute, nonostante siano presenti molte battute in ogni film, sono sempre originali. Cioè, tu non dici mai, vabbè, questa era scontata, non dici mai, vabbè, questa l'ho già sentita in quel film. No, sono sempre originali. Le battute di Ant-Man and the Wasp sono battute originali e c'è questa originalità appunto nell'umorismo che mi attira sempre, ecco, mi attira sempre. Poi soprattutto in Ant-Man, Scott Lang è un personaggio divertentissimo, forse uno dei più divertenti del Marvel Cinematic Universe, ecco, dopo Drax, dopo Dave Bautista. Faccio un esempio. Barry Allen in Justice League, il suo umorismo è fastidioso perché lui non è che fa battute,
Cioè, non è che fa battute cretine come per esempio Scott Lang in Ant-Man e in Ant-Man and the Wasp. No, lui sembra cretino, lui fa il cretino, sembrando ridicolo. Ed è un umorismo che secondo me in questi film qui non funziona, ecco, non funziona. Che altro? Il villain, a proposito del villain, funziona molto, è un villain diverso perché le sue motivazioni sono diverse. Non è il solito villain alla Malekith che vuole distruggere il mondo. No, questo villain uccide per sopravvivere, al contrario di molti che uccidono per vivere. E sono due cose molto diverse. Quindi complimenti, questo è un villain che a mio avviso ha funzionato molto. Ecco, sto parlando del villain principale, non degli altri secondari, no, del villain principale. E di cui non vi posso fare il nome, vabbè, è fantasma, ve l'ho fatto, Ghost. Che altro? È il personaggio di Lawrence Fishburne, è il personaggio secondo me meglio caratterizzato tra i nuovi, è davvero ben caratterizzato, cioè è un personaggio che a me piace, è un personaggio che a me, nonostante appaia 4-5 volte nel film, la sua presenza si fa sentire, la sua importanza si fa sentire, è un personaggio davvero ben caratterizzato. Poi che altro? Se c'è un altro piccolo difetto è praticamente si vede molta Wasp ma poco Ant-Man. C'è poco Ant-Man in questo film. E io mi aspettavo che la sua importanza si facesse sentire, soprattutto dopo la sua non presenza in Avengers 3. Ci si aspettava forse un po' di più Ant-Man. Però c'è stata molta Wasp, c'è stata presentata appunto la Wasp di Evangeline Lilly e niente, va bene così, ecco, va bene così. Questo non deve essere considerato per forza un difetto, ecco. Alcuni la possono considerare come anche una cosa positiva. Ma adesso parliamo agli effetti speciali. Effetti speciali buonissimi, come sempre. Effetti speciali davvero buoni, soprattutto quando questo Ant-Man si ingrandisce al posto di Ant, diventa un Giant, ecco. Giant, Ant Giant, adesso l'ho capita. Comunque, passiamo alla parte spoiler del video. Se qualcuno di voi non ha visto Ant-Man and the Wasp, vi consiglio di chiudere e di passare ad un altro video. Parte spoiler, ragazzi, e qui devo prendere le cuffie e iniziarle a girare, perché quello che si vede nella scena dopo i titoli di coda è sicuramente un evento importante. Scott rimane intrappolato nel reame quantico, perché mentre lui è lì dentro, Hank, la moglie e la figlia Wasp si sgretolano. Fanno parte di quella metà della popolazione che Thanos ha fatto scomparire. Gran peccato, gran peccato. Io sono rimasto sconvolto. Se devo essere onesto, io sono rimasto sconvolto, ma ho una teoria. E adesso ve la andrò a esplicare, ecco. È una teoria che si sente anche in giro ultimamente, perché, insomma, chi ha visto Avengers Infinity War avrà sicuramente sentito le famose parole di Hank. Prima dell'accaduto, ecco, come erano vortici temporali. Tutti noi che abbiamo visto Avengers 3 credo che abbiamo storto un attimo il naso quando Hank ha detto vortici temporali. Esattamente, Ant-Man è bloccato nel reame quantico dove ci sono anche i vortici temporali. Allora potrebbe essere Ant-Man a tornare indietro nel tempo e cambiare le carte in regola, così che Thanos non possa arrivare alle 6 gemme? C'è però un piccolo problema. C'è un piccolo problema, è che Ant-Man, Scott, non sa quello che sta succedendo fuori dal reame quantico. Cioè non sa che metà della popolazione è scomparsa, non sa di Thanos, non sa delle gemme. Quindi come fare? Cioè, non so sinceramente come la situazione possa progredire, non so come possa evolversi. Forse Ant-Man attraverso un vortice temporale andrà avanti nel tempo, vedrà la situazione, allora rientrerà nel reame quantico e tornerà indietro nel tempo? Non si sa, non lo so. Però questa scena e
le parole vortici e temporali possono far, diciamo, scattare una teoria nella mente dei fans del Marvel Cinematic Universe, scusate. Ditemi voi che cosa ne pensate nei commenti, ecco. Ditemi la vostra, mettete un like se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se per caso non l'avete ancora fatto e noi ci vediamo nei prossimi video.